Salita Santa Caterina, nella centralissima via che collega via 25 Aprile con via Roma. Appartamento di 100 metri quadrati da ristrutturare. Ecco, qui vediamo un ingresso, un ampio ingresso alla genovese con finestra. Come potete notare, i pavimenti sono di ottima qualità, così come gli infissi. Eccoci nel salone doppio. La cui vista è straordinaria. Abbiamo un'ottima esposizione, sole tutto il giorno. Dal soggiorno si accede alla prima camera, una camera matrimoniale. Anche questa camera gode di un'ottima vista. Vedete gli infissi nuovi in PVC di ultima generazione con doppi vetri. Qui abbiamo un piccolo sottoscala adibito a sgabuzzino, ora non si vede nulla, non c'è la luce. Da questa porta poi si torna in ingresso. Torniamo in soggiorno. Dal soggiorno andiamo a vedere la camera singola. Inutile dire che anche questa camera singola ha una vista mozzafiato. Diciamo che buona parte dell'appartamento ha questa esposizione. Da qui andiamo a vedere il bagno. Le cui dimensioni sono comunque sufficienti, essendo di la vasca, e vi è la finestra che espone su Villa di Negro. Dal bagno andiamo a vedere questo disimpegno con finestra, adibito al momento a dispensa, che può tranquillamente diventare un secondo bagno. Da qui andiamo a vedere la cucina abitabile, anch'essa con un'ottima esposizione in quanto arriva molta luce, risulta essere molto luminosa e ha questo gradevole affaccio sul verde. Siamo sempre su Villa di Negro. A questi punti resta solo da vedere la seconda camera matrimoniale. Qui vi è un piccolo corridoio parallelo al soggiorno. Ed ecco la seconda camera, la più grande. Al momento un po' ingombra di oggetti, ma le dimensioni comunque si riescono ad evincere. Da questa finestra, che al momento non è possibile aprire, si vede il Cavedio, ma dalla seconda finestra si ha comunque una bella vista sui tetti. L'appartamento, come dicevo, è da ristrutturare, fuorché per gli infissi e i pavimenti. Si tratta di un appartamento termoautonomo. Adesso torniamo in ingresso. La nostra visita è finita.